capito benissimo. E dipende da una sfera dello scorso la Santa e questa Santa, anche se un po' presto. Vabbè, ci voleva San Benedettese, una piazza così storica è un'altra cosa. Cioè, a parte questo, come gioco, ormai... Sì, come gioco, noi, a parte quest'anno che ha fatto il presidente, contiamo in alto e quindi ci sono diversi obiettivi. Senti, quando ti è arrivata la chiamata per venire alla San Benedettese, come hai reagito? Qual è stata la prima cosa che hai fatto? Sicuramente appena ho sentito che mi voleva la San Benedettese non ci ho pensato due volte. L'avevo già affrontato in campionato e ho visto lo stadio, la tifoseria e ero subito affascinato, quindi ho accettato subito. Oggi in mezzo al campo Montegiorgio, che nel primo tempo diciamo che ha fatto anche delle buone cose e anche messo un po' in difficoltà sugli esterni, ne parlavamo prima con mister De Angelis e anche con mister Alfonsi. E tu, da dentro il campo, che giudizio dai alla partita e alla gara vostra in generale? Abbiamo affrontato una buona partita, loro sono una buona squadra e i primi 15 minuti, 20 minuti ci hanno messo in difficoltà, soprattutto anche sugli esterni. Poi siamo riusciti a sbloccare la partita e da lì per noi è stata una buona soluzione e abbiamo improntato il nostro gioco. Qui con Alfonsi mi è sembrato che giochi al centro, tra le due mezzali, giusto? L'anno scorso invece che ruolo facevi e come ti stai trovando in questo momento? Sì, quest'anno al mister ho provato un po' a mezzala, un po' davanti alla difesa, queste sono scelte che fa il mister. Lo scorso anno un po' più su un mezzala, però io sono a disposizione e posso fare tutti e tre i ruoli di centrocampo, quindi il mister dove mi dice di stare sto e faccio il mio. Hai qualche obiettivo per questa stagione a livello personale oltre che di squadra oppure? Obiettivo a livello personale è come quello a livello di squadra, quindi spero di far bene e far portare la San Benedettese a fare altri campionati. Grazie. Grazie.